Amici di YouTube e Instagram, buongiorno a tutti quanti, buongiorno a tutti e buon giovedì 29 agosto, benvenuti a tutti quanti all'edizione giornaliera di oggi, al consueto appuntamento con l'editoriale giornaliero. Mi raccomando ragazzi, ho notato che la maggior parte di chi guarda i miei video non è iscritta al canale. Come è possibile? Cosa state aspettando? Totalmente gratuito. Lo stesso prezzo di Ceranoglu e Turam, mi raccomando ragazzi, un bel like e una bellissima iscrizione al canale, sempre gratis ma sempre ben accetta chiaramente. Grazie mille per i 400 iscritti, è vero, non sarà un grande traguardo ma comunque ci tengo perché è un canale che sta crescendo e ricrescendo pian piano dopo la chiusura del vecchio, quindi grazie mille a tutti quanti e in più invito come sempre a lanciare un bel follow su Instagram, seguire BatitoInter.it su Instagram e soprattutto confrontarsi con le news di Barzacom per gli ultimi giorni esplosivi di calcio mercato. Allora, le ultimissime da piano, iniziamo subito e poi dopo parliamo un po' di mercato. Allora, le ultimissime da piano, Lautaro ha fatto tutto con la squadra nella sessione mattutina di ieri alla Pinetina, quindi il Toro è pronto, è totalmente recuperato, pronto a riprendersi il posto da titolare, ma c'è un pieno ballottaggio 50-50 con Taremi per la maglia da titolare contro l'Atalanta. Detto ciò, la scelta spetta solamente al mister che deve sciogliere ogni dubbio e quindi dopo la seduta di oggi, dopo la rifinitura di questo pomeriggio, vedremo, ecco, se si andrà più verso l'iraniano o con una sorpresa di ballottaggio vinto da parte del capitano. In ogni caso Lautaro sarà convocato, quindi ne sapremo di più questo pomeriggio. Poi ci saranno anche i sorteggi, adesso vedremo, poi farò una live, un video, vedremo, ci vedremo comunque anche oggi pomeriggio di sfuggita per commentare i sorteggi, e domani uscirà chiaramente il Forza Nerazzurri prepartita della gara con l'Atalanta. Quindi il capitano c'è. Ora la scelta la deve fare il mister, se preservarlo, cosa che io farei, se Lautaro è al 100% deve giocare perché è il capitano, deve giocare. Se invece è al 95%, io preferisco preservarlo, mettere in campo l'arciere persiano, che è un giocatore che dà del tu col pallone, che è una sicurezza, un attaccante che l'anno scorso non avevi. Questo ti sta a far significare che mercato di precisione, di concretezza e di intelligenza ha fatto l'Inter sfruttando le occasioni. Quindi continuo a ripetere che un Taremi che si è già ambientato bene nella prima partita con il Lecce, hai visto le geometrie di gioco e sa giocare bene sia con una prima che con una seconda punta, con Thuram, con Lautaro. Quindi continuo a ripetere che ha fatto poi anche grandi giocate, ha fatto incantare San Siro con quella rovesciata provata al limite dell'area, con parecchi colpi di tacco, i controlli di prima veramente di grande qualità e livello, un giocatore dal tasso tecnico infinito. Quindi dove cadiamo, cadiamo in piedi. Certo, avere il capitano comunque in panchina non è cosa da poco, perché sappiamo comunque che valore, che positività trasmette al gruppo avere un capitano così affamato in panchina a San Siro, sicuramente è tanto di guadagnato. Quindi in ogni caso Lautaro ci sarà, vedremo se il mister tenterà di preservarlo, se non è al 100% anch'io lo farei, oppure di farlo partire titolare. Io penso che o giocherà 20 minuti nel secondo tempo, o se sta meglio magari fa un tempo ma poi farà parte titolare, farà il primo tempo, poi dopo nel secondo tempo verrà cambiato. Però detto ciò, secondo me non bisogna cadere nello stesso tranello di Genova, perché Lautaro fa 90, fa 85 minuti, ma li fa perché doveva fare soltanto il primo tempo, a parte che non doveva neanche giocare, però fa 85 minuti perché doveva fare il primo tempo, e poi vedendo come si era messa la partita sull'1-1 a fine primo tempo,
ha giocato anche i 45 minuti successivi. Non doveva entrare nel secondo tempo il capitano, però la partita non si era messa sui binari giusti e quindi il mister era costretto a farlo rimanere in campo perché non avevi alternative. Con un Taremi non al 100%, un Arnautovic non al 100%, quindi dovevi per forza mettere. Devi per forza tenere Lautaro in campo. Quindi non vorrei che magari non hai 90 minuti nelle gambe domani eppure gioca 85 minuti. Quello non è proprio. Io non cadrei ancora in questo tranello. Quindi ripeto ancora. Io lo preserverei se non è al 100%. No, evitiamo ecco delle ricadute come ha fatto il Milan con Morata, che aveva un piccolo affaticamento, poi ha giocato col Torino, ricaduta 3 settimane fuori. Ecco, evitiamo. Tentiamo, andiamoci con cautela, con cautela. Detto questo, vediamo. Dopo la seduta di questo pomeriggio ne sapremo di più, che sarà praticamente in contemporanea con i sorteggi di Champions. Poi si parla di un Frattesi titolare. Ne dubito che comunque il mister tenda a togliere Mkhitaryan, che è una sicurezza, gioca pure con la pergolettese amichevole sotto 40-50 gradi all'ombra, quindi figuriamoci se non gioca il primo big match della stagione. Detto questo, Frattesi sappiamo che è una pedina fondamentale a partita in corso. Se gioca dal primo minuto fa il compitino. Quindi un Davidino che entra in quella maniera brillante e nella dimostrazione contro il Genoa Marassi che gioca sotto la punta con un Inter che era in campo praticamente con un 4, con un 3, con un, sì, con un 3, 4, no, con un 4, 2, con un 4, 2, 1, 3 alla fine. Con un 4-2-1-3, con Frattesi che si è, diciamo, slegato dalla linea delle mezzale per poi andare dietro Lautaro con Taremi a destra e Thuram a sinistra. Quindi il mister non è la prima volta che prova questa mossa tattica a partita in corso, negli ultimi minuti, con un Frattesi che entra sempre in maniera infuocata, grande grinta. Detto questo, se Frattesi dovesse partire da titolare, non si tratterà di una scelta dovuta al mercato, perché poi già me lo aspetto che non inizieranno a dire ah ma no, perché non è assolutamente una scelta di mercato. Semplicemente Mkhitaryan magari non sarà al 100% dal punto di vista mentale, visto che l'ho visto anche un po' in confusione dal punto di vista di mentale di testa, non fisicamente, perché sappiamo che dal punto di vista fisico di condizione chi sta meglio ad oggi sono Thuram, Barella e Mkhitaryan, e l'abbiamo visto anche dalla preparazione, quindi non è assolutamente una questione di livello fisico ma mentale, che è un po' confuso. Con il Genoa ha fatto una gara un po' sottotono, con il Lecce si è ripreso bene. Detto ciò, quindi potrebbe essere, se giocherà Frattesi non sarà, ripeto ancora, una scelta relativa al mercato, perché poi me li aspetto, ah ma forse perché la gente gli ha detto così. Se il procuratore vuole fare i suoi interessi e andare a scegliere una squadra che può garantire il minutaggio a Frattesi, beh, il giocatore non è di questa idea. Il giocatore non ha mai confermato la versione del procuratore. Vuole rimanere. Le bellissime parole fuori dalla terrazza 21 in Duomo alla festa Scudetto, lo vogliamo vincere anche l'anno prossimo. Ok? L'esultanza con la foga, con la garra, sotto la vetrata del settore ospiti, ci ha fatto godere. E ripeto ancora, se dovessimo fare un personaggio di Inside Out, la rabbia, la tristezza, la paura, ma ci vuole il personaggio della grinta e quel personaggio sarà Davidino Frattesi con la maglia dell'Inter. Perché Davidino Frattesi è la grinta in persona, è la garra in persona. Quindi aspettiamo, comunque io non penso giochi Frattesi, però non escludiamo nulla, non escludiamo nulla. Detto ciò, arriviamo alle notizie per quanto riguarda Palacios. Ieri era a pranzo con il suo entourage prima di firmare il contratto con l'Inter. Palacios ha firmato il contratto ieri pomeriggio. Quindi evitiamo tutte queste cialtronate, Samardzic 2 o tutte le cagate che si stanno sentendo in giro, anche perché Samardzic con Palacios è una vicenda che non c'entra niente, perché su Palacios non è ancora stata ufficializzata la firma perché c'è un problema di cartellino, perché ad oggi Independiente e Talleres
nessuna delle due squadre detiene del cartellino di Palacios. Lo so che sembra strano, ma in primis si parlava del Tajeresh che deteneva del cartellino, però contando che l'Independiente aveva dato e versato 2 milioni di euro per la metà del cartellino, non è totalmente del Tajeresh. E infatti i due club si stanno adoperando con la Federcalcio Argentina per mandare i documenti e sistemare la questione cartellino da depositare in Lega per il trasferimento con l'Inter. Quindi Palacios è un nuovo giocatore dell'Inter, ha firmato il contratto quinquennale da 600.000 euro all'anno ieri pomeriggio. Basta con questa destabilizzazione, queste cagate come Samardzic, che non c'entrano niente perché per Samardzic c'era un procuratore che ricattava, ovvero il padre che ricattava la società, non c'entra un cazzo con la questione di Palacios, che è soltanto un problema burocratico e non c'è un agente o intermediario o un ente da parte dei due club argentini che ha cambiato le carte in tavola. Assolutamente no. Semplicemente soltanto un problema burocratico che verrà risolto. Si parlava di ieri di risolvere questo imprevisto, invece, a quanto pare è tutto slittato ad oggi. Detto questo, il giocatore ha già firmato. Ecco, volevo tranquillizzare tutti, il giocatore ha già firmato. Non continuiamo. E poi ripeto ancora, se io vi dico che è dell'Inter, è dell'Inter. Se io è da una settimana che faccio i video con il titolo Palacios è dell'Inter, Palacios è dell'Inter. Quindi, ennesima dimostrazione di credibilità di questo canale dopo il rinnovo di Lautaro. Calhanoglu che non è mai balenato nella sua testa un possibile pensiero di abbandonare l'Inter e andare al Bayern Monaco, dopo l'acquisto di Joseph Martinez, dopo il rinnovo di Dumfries, che adesso ne parleremo, quindi credibilità di Marchi Marco 1908, che senza fonti o magheggi o vari, semplicemente vi dice la realtà dei fatti. Detto ciò, quindi per quanto riguarda, dai, andiamo su Dumfries adesso. Rinnovo di Denzel Dumfries. Allora, per quanto riguarda le voci sul rinnovo di Dumfries, si sono placate molto. Sappiamo che ai primi di dicembre si parlava, no, di una rottura insanabile con la gente che chiedeva 5 milioni, cifre assolutamente fuori mercato. Il giocatore dopo la sosta ha accettato, dopo la sosta, dopo l'europeo, ha accettato la proposta da 4 anni di contratto a 4 milioni netti. Ausilio ha già incontrato due volte l'entourage di Denzelone, giocatore che non sono qua a risottolineare, un giocatore che secondo me per l'Inter è molto importante dal punto di vista fisico, dal punto di vista difensivo e dei gol, perché avere una sicurezza come Dumfries che non avrà i piedi di Di Marco, non è Hakimi, non è Maicon, ma un ragazzo innanzitutto che ha sempre dato il 100% e ha sempre sudato la maglia dell'Inter. E che nonostante ciò arriva ogni anno sui 5-6 gol stagionali, è un lusso dal punto di vista realizzativo. È un lusso. E non è che fino all'anno scorso avevi Maicon, avevi la buonanima di Andy Breme o avevi grandissimi campioni sulla destra. Tolto Hakimi, l'ultimo anno di Conte, prima chi cazzo avevi dietro? Avevi robe aberranti. Quindi adesso sembra che un po' tutti facciano gli schizzinosi, ma un giocatore come Dumfries bisogna soltanto che acclamarlo, che ringraziarlo per il contributo che ha dato e soprattutto negli ultimi 2 anni, l'ultimo anno poi a maggior ragione è migliorato molto dal punto di vista difensivo. Quindi dopo Lautaro, dopo Barella, dopo il mister arriva anche il rinnovo per Denzelone Dumfries. Ci sono due importanti novità. La prima è che l'entourage vorrebbe inserire una clausola rescissoria
al giocatore da 15-20 milioni, il che secondo me desterà un po' di discussioni da parte dell'Inter. Io non sono così sicuro che l'Inter accetterà su due piedi questa proposta. Secondo me farà un po' storcere il naso alla dirigenza, perché parliamoci chiaro, un inserimento di una clausola da 15-20 milioni spalanca le porte verso la Premier. Noi sappiamo benissimo che il ragazzo ha sempre detto di voler continuare con l'Inter, che si trova bene a Milano, però non ha mai neanche nascosto il desiderio di andare a giocarsi la Premier League in Inghilterra. Quindi, se dovesse arrivare il Newcastle, faccio un esempio, lo United di turno sul giocatore, mette sul piatto quei 15-20 milioni, poi l'Inter, non dico che si trova obbligata, ma l'Inter non può proprio negoziare con il club, perché se arriva a quella cifra, il giocatore parte. Quindi, secondo me, se si doveva mettere in chiaro subito la voglia di andare in Premier, si poteva mettere in chiaro prima. È giusto che l'Inter comunque debba monetizzare, che ricordiamo che Denzel l'abbiamo preso dal PSV Eindhoven per 12 milioni e mezzo, quindi già comunque una plusvalenza che vai a fare. Però ecco, secondo me, diciamo che questa formula, secondo me, spalanca e faciliterebbe, secondo me, un interessamento da parte della Premier League, che diciamo andrebbe poi a giovare per il ragazzo, gioverebbe per l'entourage, e se arrivano poi questi 20 milioni andrebbe a giovare anche per l'Inter. Però poi non è detto che la dirigenza accetti queste condizioni. Comunque, quindi ci sarebbe questa possibilità di inserire questa clausola tra i 15 e i 20 milioni in più. Ricordiamo, vabbè, il giocatore ha il contratto in scadenza 30 giugno 2025, ad oggi prende 2 milioni e mezzo. Si tratta di un rinnovo con i fiocchi, sia dal punto di vista dell'Inter, ma dal punto di vista del giocatore. Perché? Perché l'Inter, che con il decreto crescita ormai non più in vigore, ma che l'Inter aveva usufruito quando gli aveva fatto il contratto ad Humphries all'arrivo all'Inter, adesso l'Inter può ancora giovare di questo decreto crescita e può usufruire tutti gli sgravi fiscali previsti. Quindi l'importo da versare, diciamo, al lordo dei 4 milioni netti non sarà 7 milioni,4 lordi senza decreto crescita, ma sarà di 5 milioni,2. Quindi un importo vantaggioso, e quindi sembra, ecco, in cassaforte l'accordo dopo tutte le problematiche del dicembre scorso. Quindi, ragazzi, su Dumfries l'abbiamo sempre raccontata così: il giocatore fi preferisce firmare a mercato chiuso, ma non per possibili interessamenti dall'Inghilterra. Lui ha sempre detto e ha sempre sostenuto di voler rinnovare. Poi, normale, se ti arriva l'offerta dallo United, lì è un altro conto. Ma lo United non ha mai fatto un'offerta per Dumfries. La narrazione inglese era quella di far, diciamo, uscire bene, ecco, lo United con la cessione dell'esubero di Wan-Bissaka, e quindi hanno voluto provare a mettere in scena questo scambio inesistente, totalmente inesistente, no? Quindi non si tratta, ecco, di una voglia del ragazzo di andare a tutti i costi, o di aspettare il rinnovo a fine mercato, perché no, semplicemente vuole rinnovare a fine mercato dopo la sosta, quindi dopo la gara con l'Atalanta. Ora, le ultime voci di mercato, poi arriviamo a parlare anche dei gobbacci di merda, perché poi bisogna sempre sottolineare anche le cose che non vanno, e questa cosa qua, beh, a me veramente mi fa incazzare. Adesso ci arriviamo, perché veramente sono una furia. Allora, Radu rimane ad oggi ancora un esubero. Si parlava dello Strasburgo interessato, ma a quanto pare ha già trovato in Petrovic il titolare per la prossima stagione in porta dal Chelsea, che ha 57 portieri praticamente. E quindi niente Radu per lo Strasburgo, rimane ancora sul groppone.
insieme a Salcedo ancora da piazzare. Ma detto ciò, per quanto riguarda la gestione delle uscite degli esuberi a Marotta e Ausilio, non si può dire niente, perché Correa è quasi impossibile da piazzare, e lo sappiamo. Radu e Salcedo, secondo me, qualcuno se li beccherà magari domani, dopodomani, negli ultimi giorni. E poi si è parlato anche di una. Questa la devo dire perché risulta nelle news, se no non l'avrei neanche detto. Che c'è questa suggestione legata a Correa da parte del Venezia che potrebbe essere interessata al giocatore. Ecco, dimentichiamo già perché comunque. Solo una cosa che ho dato a scopo informativo, ma sicuramente non c'è nulla di concreto su Correa. Detto ciò, per quanto riguarda il mercato, allora noi dobbiamo innanzitutto partire dal presupposto che dopo l'annata che hai fatto l'anno scorso è già tanto, ma è già tanto che non hai dovuto ascoltare nessuna offerta per i big. Quindi già da questo punto di vista il mercato di Oaktree è già più che sufficiente. Detto ciò, tu hai preso Palacios per svecchiare l'età media di 28,8 anni. Punto. A me sentire il pappagallo che dice che senza Oaktree avresti preso sicuramente Hermoso e uno tra Chiesa e Dybala in attacco, mi sanguinano le orecchie. In primis perché vabbè è inascoltabile il pappagallo, ma poi, quindi secondo te con Zhang Correa non sarebbe rimasto a tutti i costi con quel senso vendicativo che ha verso l'Inter? Di che cazzo stiamo parlando? Sarebbe rimasto lo stesso Correa. Non lo schiodi lo stesso un giocatore che prende 6, quasi 4, 3,5, 4 milioni di euro all'anno con un contratto in scadenza tra 6 mesi e un giocatore che non vuole neanche la madre? Come si fa a colpevolizzare la dirigenza? Come si fa a dire che con Zhang sarebbe andato via? E a maggior ragione poi come si fa a dire che Zanga avrebbe sicuramente preso Hermoso che prende 30 milioni lordi in 3 anni. Vorrei vedere come faccia, come poteva prenderlo Zanga. Sentiamo, come poteva prenderlo Zanga? Quindi ripeto ancora, non crediamo a queste voci che si contraddicono da soli, ma perché? Perché lui voleva che l'Inter andasse a prendere Hermoso. Perché lui sul suo cazzo di canale continuava a dire che Hermoso sarebbe arrivato all'Inter. Quindi se uno continua a dire e a dire delle cagate che non trovano conferme e poi la proprietà non glieli compra, loro vanno contro la proprietà. Loro vanno contro la proprietà. Perché il pappagallo che dice che arrivano tutti all'Inter e poi non gliene prende nessuno. Cosa fanno qua? Non è che dicono, beh, però forse dovrei smettere di dire un po' di cazzate un po' così esagerate, magari dovrei un po' smetterla. No, non è che fanno questo discorso, no. Puntano il dito su Oaktree. Puntano il dito su Oaktree. Ecco, noi diciamo basta a questa pagliacciata che gira da anni sul web. Perché ragazzi, sono tante, eh. È Schick, è Mertens, Fatta, è Messi, è quello e quell'altro. Poi non arrivano. E automaticamente è colpa o di Zhang o di Oaktree o di Marotta o di quel. Dobbiamo smetterla di mettere davanti le vostre cause, i vostri canali e le vostre esigenze economiche davanti allo stemma dell'Inter. Ci siamo stancati. Pappagallo poi è il pioniere, perché il pappagallo è il pioniere. Ora, detto ciò, quindi a me dispiace per Chiesa, a me dispiace. 13 milioni te lo potevi prendere benissimo, ma non è questione di soldi, perché l'Inter che ha dato 15 milioni al Genoa per Martinez, quasi 10 per Palacios, non è che non ha 13 milioni da dare alla Juve per Chiesa. E la Juve non è che non te lo dà perché è l'Inter, parliamoci chiaro, perché comunque questa è una grande cagata. Non è che la Juve non te lo dà perché non vuole dare giocatori all'Inter o perché Marotta non vuole dare soldi aggiuntoli. No, assolutamente no. Semplicemente la Juve deve per forza piazzarlo per fare
o meglio, per evitare una minusvalenza. Preso a 50 milioni, dato via, svenduto via a 15 milioni. E poi la gente si lamentava di Brozovic. Si lamentava dei 13 milioni di Brozovic in Arabia quando l'avevi preso a una cifra molto più bassa, dalla Dinamo Zagabria. Quindi la Juve ha fatto una cagata su Chiesa, ha fatto una catastrofe economica, perché lo sappiamo, ha fatto una catastrofe economica. Detto ciò, a me quelli che vengono a dire, ma perché la Juve è riuscita a mettere fuori rosa Chiesa e noi siamo ancora con Correa? Ma tu stai paragonando veramente Chiesa a Correa? Chiesa è un giocatore che innanzitutto per la qualità del giocatore 5 milioni e mezzo non sono come 4 milioni per uno come Correa. Quindi già dall'ingaggio è già più appetibile da altri club. Detto ciò, Chiesa bene o male qualcuno se lo prende. Infatti guarda caso negli ultimi giorni sono arrivati il Barcellona, il Chelsea, l'Inter, Liverpool. Qualche big che ti vuole ce l'hai. Correa chi cazzo lo vuole? Cioè, se tu metti fuori rosa Correa o lo reintegri in squadra, non cambia niente. Non cambia niente. Quindi, ripeto, Chiesa non è arrivato non perché non abbiamo 10 milioni da dargli o 15 o 13 milioni da dargli. Semplicemente è un fattore di slot. Hai davanti il grigliatore, non puoi piazzarlo, non lo vuole nessuno. Contratto faraonico, scadenza tra 6 mesi. E ne parlavamo proprio ieri in live. Cioè, un cesso come Correa che prende 4 milioni netti, ha un contratto in scadenza tra 6 mesi. Alla peggio, se rimane si prende pure il premio scudetto, magari se dovessimo vincerlo. Non lo vuole neanche la madre. Chi glielo fa fare ad andare via Correa? Si sente a casa questo qua. Si sente a casa. E ripeto, il Genoa, il Venezia, come la notizia di oggi, interessate, non possono sostenere delle spese da 3 milioni all'anno per Correa. Le piccole squadre italiane non hanno 3 milioni da dare a questo qua. È normale che non se lo becca nessuno. Quindi, ragazzi, poi se vogliamo fare la narrazione anti-ausilio, anti-Marotta, ma ragazzi, ma hanno piazzato Satriano questi qua. Hanno piazzato Oristanio. Cioè, hanno piazzato gente che è impiazzabile, invendibile quest'anno. Come si fa a dire a dare e buttare fango sulla nostra dirigenza? Non si può. Non si può. Quindi, è un problema di slot e basta. È il problema che, ripeto, secondo me Correa ha questo senso vendicatorio contro l'Inter per come l'hanno trattato, ma non è che la gente o i tifosi ti trattano male così perché si alzano la mattina, ti trattano male perché vedono uno scarso impegno da un ex giocatore di calcio come te. Quindi non è che adesso la gente si alza dal letto e dice ce l'ha con Correa, eh beh sì, perché oggi mi giro così ce l'ho con Correa. No, non è proprio così. Quindi io penso che questo qua veramente abbia un senso anche vendicatorio contro l'Inter e si sia impuntato per rimanere, per non trovare nessuna squadra. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, è vero che non ti vuole nessuno, però oh, Veron. Io ho fatto l'articolo. Lì eravamo veramente documentati sulla cosa. Veron, presidente delle Estudiantes, ha chiamato Correa. Vieni a giocare. Lui cosa gli ha detto? Non è che gli ha detto. Sì, è vero, dalla telefonata o dagli articoli si presagisse. Ci si presagiva. Sto perdendo anche il lume dei congiunti. Si presagiva, no, che gli avesse detto, no, guarda che. Voglio continuare a giocare ad alto livello, voglio continuare. Ma semplicemente la verità è che lui gli ha risposto: guarda, qua prendo 4 milioni all'anno, mi ciuccio il premio scudetto, ho un altro trofeo magari in bacheca, un altro, forse il primo tra le supercoppe che aveva e le Coppe Italia con l'Inter la Lazio. Quindi mi prendo un bel trofeo, mi prendo i soldi del premio, tra 6 mesi me ne vado via e posso firmare a carta bianca con qualsiasi squadra. Che cazzo me ne frega meglio andare dall'altra parte? Perché devo venire. Cioè, perché devo venire alle Estudiantes da Veron che prendo, non lo so, forse neanche 1 milione? Cioè, quindi, è quello, è. Se un giocatore veramente ci teneva alla professionalità, accettava le Estudiantes di Veron, mi dice, guarda, non mi vuole nessuno, mi metto l'anima in pace, non mi vuole neanche mia madre, me ne vado alle Estudiantes, piuttosto di fare la quinta punta qua che non mi vuole nessuno, non mi vogliono i tifosi, non mi vuole l'allenatore, non mi vuole la dirigenza.
Quindi voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? È vero che nessuno lo vuole, ma se tu ti impunti, cosciente, e fai la vittimella, e non vai neanche, non ti rendi neanche conto che già non ti vuole nessuno, e fai finta di pensare che c'è ancora qualcuno, che vuoi giocare ancora ad alto livello, semplicemente vuoi ciucciare i soldi e non vuoi andare in Argentina, perché in Argentina ti volevano. Quindi è vero che non ti vuole nessuno, però ci vuole anche un po' di testa nel capire che se veramente faccio schifo così, a sto punto me ne vado alle Estudiantes, cazzo. Quindi secondo me questo qui ha anche un senso vendicatorio contro... Io la vedo così, secondo me questo veramente ha un senso vendicatorio contro l'Inter. E questa è una cosa preoccupante. E ripeto ancora, il fatto che non abbia giocato a Genova vuol dire tanto. Perché secondo me il mister ha capito un po' la testa di questo... Di questo inetto qua, di questo impalpabile energumeno qua. Secondo me Inzaghi l'ha capito, ed è per quello che non l'ha messo. Io ho paura di avere... E poi continuo a ripetere che tra avere 5 punte con Correa e 4 senza Correa, ma io rimango con 4 senza Correa, iscrivo tutti alla lista UEFA e basta, perché tanto avere o non averlo, quella è la stessa cosa. Detto ciò, quindi... Poi ripeto ancora, per quanto riguarda il mercato, è già tanto che non ci è arrivata nessuna offerta per i big. Hai preso Palacios per svecchiare la difesa. Il vero mercato di Octree si dovrà valutare l'anno prossimo. L'anno prossimo lì sì che si dovrà valutare la vera potenza, la vera competenza e le vere cifre che spenderà Octree. Lì giudicheremo il mercato. Ad oggi, ragazzi, il mercato dell'Inter era già stato fatto da Ausilio, bene o male. Infatti l'aveva anche detto a Biasina Pressing, aveva detto, ragazzi, il mercato è questo. Abbiamo preso due, abbiamo aggiunto due campioni che farebbero i titolari, perché secondo me Taremi e Zielinski ad oggi in Serie A, Zielinski fa il titolare ovunque. Oggi Zielinski, se tu mi dai un centrocampo, Zielinski è titolare ovunque. Taremi, dalla prima alla quarta, cioè dalla 19ª alla terza o quarta, è titolare. Al Milan Taremi è titolarissimo, al Napoli è titolarissimo, alla Roma è titolarissimo. Quindi, cioè, stiamo parlando di due campioni che comunque aggiungono e non tolgono. In più, hai preso Martinez in prospettiva, hai preso Palacios, che comunque era una toppa, quindi a questo punto è meglio prendere un giovane e farlo crescere piuttosto che andare a prendere magari un Hermoso che ti ciuccia 30 milioni lordi. Detto ciò, magari Inzaghi voleva uno più pronto, sì, magari voleva Riccardo Rodriguez, sì, però non penso che, ecco, con un bissec del genere si metta a schifare Palacios. Quindi poi anche lì non ho capito perché c'è gente che vota il mercato da 5, però la rosa da 9. Cioè, se la rosa è da 9, il mercato che ha solo aggiunto e non ha tolto non può essere da 5. Perché se la rosa è da 9, il mercato vuol dire che è stato fatto per far sì che la rosa meriti ancora quel voto. Quindi non è che la rosa è da 9 e il mercato è da 5. Sono veramente valutazioni che non hanno senso. Ora, quindi, ripeto, l'anno prossimo si valuterà veramente il vero mercato dell'Inter, perché l'anno prossimo, senza Darmian, senza Acerbi, senza De Vrij, poi magari De Vrij si rinnova, magari, però io dubito che comunque con la proprietà, con Octree dubito che andranno anche a rinnovare De Vrij, comunque l'anno prossimo si vedrà, senza De Vrij, senza Acerbi, senza, insomma, un altro non lo farà, Mkhitaryan magari un altro non lo fa. Ah sì, Mkhitaryan c'ha rinnovo fino al 2026, quindi no, Mkhitaryan rimane. Quindi vedremo l'anno prossimo con l'assenza di due titolari, vedremo poi come, se Octree sarà veramente soltanto giovani prospettiva e linea verde, oppure sarà un mix tra giocatori affidabili e giovani in prospettiva. Ad oggi non si può dare una valutazione al mercato dell'Inter, che doveva soltanto aggiustare quei ruoli, quindi prendere un vice Mkhitaryan, prendere una terza punta importante, cosa che hai fatto, svecchiare la difesa, cosa che hai fatto, e ti sei portato avanti anche sul discorso portiere. Quindi quest'anno il mercato di Octree non gli si può dire niente. Se anche io sono il primo a voler una quarta punta di livello che salta l'uomo forte, uno alla Gudmundsson, uno alla Chiesa, ma se hai il grigliatore davanti non puoi farci niente, e la colpa non è né di Octree né della dirigenza. Punto.
Ora, parliamo un attimo dei gobbi, no? Perché poi è facile fare. Poi io sono quello che fa disinformazione, poi sono io quello che fa disinformazione, no? Allora, a parte che il mercato della Juve, ripeto ancora, facciamo un discorso più generale. Il mercato della Juve quest'anno è qualcosa che rasenta il ridicolo. Cioè, hanno già rotto due agreement con la UEFA e poi il terzo che è quello che li farà fallire, perché il terzo agreement che hanno rotto è quello tra la UEFA e la Juve di un passivo di massimo 60 milioni. Ad oggi il passivo della Juve è da più di 300 milioni, quindi ditemi voi come cazzo si fa ancora a tenere una squadra abusiva in Europa, ma abusiva anche in Italia, perché ricordiamo che l'anno scorso non si doveva neanche iscrivere al campionato. L'anno scorso la Juve, con i bilanci che aveva, non si poteva nemmeno iscrivere al campionato. Patteggiata con Elkan e Gravina e la Juve si iscrive al campionato. Detto ciò, quindi la Juve ha rotto due agreement con la UEFA. Cosa ha fatto la Juve di sbagliato? A parte tutto da quando è nata. La Juve ha alzato di netto il costo squadra. L'Inter, che ha rivoluzionato la squadra l'anno scorso, lo ha abbassato. La Juve non è che non poteva fare tutti gli acquisti che ha fatto. La Juve sì che poteva fare gli acquisti che ha fatto, cioè, che poteva farlo. Non poteva fare, però, che cosa? Alzare il costo squadra. Con gli ingaggi di Nico Gonzalez, Koop Mainers, Conceição, Cabal, Di Gregorio, Douglas Luiz, Khéphren Thuram, tutti quelli che ha comprato. Supera di netto il costo degli ingaggi della rosa precedente. Quindi tu, alzando il costo squadra, stai alzando le probabilità e le condizioni economiche. Cosa vuol dire? Che l'anno prossimo il bilancio della Juve, se quest'anno è rosso di 300 milioni, l'anno prossimo allora non sarà di 400, sarà ancora di più. Perché io avevo detto, vabbè, non saranno. Io avevo detto ieri nel video, 300 milioni di debito, di passivo quest'anno della Juve, con tutti i soldi che ha speso la Juve, e lì avevo detto 200 milioni di mercato, 197 milioni, quindi l'anno prossimo sarà di 400 milioni. Mettiamo caso che è vero, non sarà subito di 400 milioni, ma sarà ancora di più. Perché se il costo rosa si alza, l'anno prossimo tu avrai da pagare le seconde rate di tutti quelli che hai comprato. E in più hai da pagare gli ingaggi che sono quasi il doppio di quelli dell'anno scorso. Quindi altro che 400 milioni di debiti, altro che rosso da 400, ancora di più. Quindi la disinformazione non si fa su questo canale. Su questo canale si portano i dati e i fatti. Poi la cosa che mi fa schifo a me è che quando lo fa l'Inter, Frattesi preso a rate, Pavard preso a rate, che poi Pavard abbiamo pagato tutto, però vabbè. Sommer, Bissek presi a rate. Lo fa Giuntoli, mago del risparmio. Giuntoli ha preso tutti a rate, cioè tutti quelli che ha preso o obbligo di riscatto o diritto di riscatto. Lo fa l'Inter? Li prendono con i pagherò, loro con Locatelli cosa hanno fatto 3 anni fa? Cioè Locatelli l'hanno finito di pagare nel 2000, cioè lo finiranno di pagare nel 2026. Locatelli, nel 2026. Quindi lo fa l'Inter, fa il mercato a rate, non hanno un euro, stanno fallendo, lo fanno loro. Giuntoli, mago del risparmio, che dirigente che poi li ha pagati a quello che costano. Cioè, sono bravo anche io a fare mercato. Se uno mi dà un valore di mercato da 60 milioni, gli do sul piatto e mi compro il giocatore. Non è che ci vuole il grande dirigente. Il grande dirigente sa trattare. Per quello Marotta è il miglior dirigente d'Italia, perché oltre a conoscere i giocatori, ha quella capacità di trattativa che in pochi manager hanno. Infatti Marotta è scuola Galliani da quel punto di vista lì. Galliani era uno che magari i giocatori non li conosceva tanto, puntava più su Braida nell'andare a scovare i talenti e lui poi trattava. Ed è per questo che Marotta è uno dei migliori dirigenti. Quindi Giuntoli cos'è che ha trattato? Niente. Però lo vogliono osannare. Ma vabbè, fa niente. Ma che osannino Giuntoli? Non mi interessa.
Quindi, e poi non dicono neanche che gli acquisti che hanno fatto quest'anno sono stati coperti da che cosa? Dalle plusvalenze fittizie. Sulle 30 milioni. Poi parlavano di Carboni, ma Carboni avete mai sentito che andrà al Marsiglia per 30 milioni? No. Carboni è in prestito con diritto di riscatto. Se fa bene, il Marsiglia lo riscatterà 36 milioni, ma tra 2-3 anni. Perché poi dal secondo anno l'Inter potrà attivare il controriscatto. Quindi non c'entra niente. Sulle invece sì che è andato alla Roma a 30 milioni, come se fosse Maradona. Højbjerg 25 milioni, tutto a posto. Ingvar e Enechea messi dentro l'affare di Douglas Luiz con il presidente dell'Aston Villa, socio di maggioranza di Exor in più, giocatori che già conosceva l'Aston Villa, per quale motivo li ha dovuti scartare appena arrivati? Per quale motivo li ha dovuti scartare appena arrivati dopo 3 settimane? E mandarli in prestito uno al Valencia, l'altro al Bologna. Per quale motivo? Chiedo io. Quindi hanno fatto un mercato che, ragazzi, è sotto l'occhio del ciclone. C'è poco da fare. In più, diciamoci le cose come stanno, no? Diciamoci le cose come stanno. Se non hai queste sicurezze, non investi con questa decisione. Quindi a me sembra veramente che con un Inter che è obbligata l'anno prossimo al pareggio di bilancio, un fair play finanziario che sta seguendo con attenzione, secondo voi è giusta questa cosa? Perché dall'altra parte vedi una squadra che fa il cazzo che vuole. Allora a questo punto o arriva una sanzione esemplare oppure tutti possono fare tutto, diventa il far west del mercato. Allora pure l'Inter va dalla Juve, tira fuori 13-15 milioni, prende Chiesa e l'anno prossimo gioca con 7 attaccanti. Che cazzo me ne frega, tanto non c'è il fair play, non c'è. Possiamo fare quello che vogliamo, facciamo quello che vogliamo. Allora anche io mi prendo Chiesa 15 milioni con 7 attaccanti davanti. Poi ne pago le conseguenze. Infatti, adesso ripeto, se non arriverà una sanzione esemplare, vuol dire che tutti possono fare tutto. E sembra veramente che la Juve, sperando soltanto in una multa, stia alzando l'asticella sugli investimenti per il mercato per quasi una rassicurazione che viene dall'alto per vincere lo scudetto. Perché ragazzi, la narrazione fa paura, eh? A me non fa paura la Juve, ripeto, chi ha paura resti a casa, cioè voglio dire, guardateci sul petto. Guardateci qua sulla spalla e portateci rispetto. Per me siamo i più forti, ripeto ancora, abbiamo un gruppo già rodato, una squadra già rodata, la Juve doveva cambiare tutto dal magazziniere all'allenatore, noi non abbiamo avuto questo problema, quindi è normale che gli altri si devono rinforzare dopo 3 anni di fallimenti, perché loro hanno fallito negli ultimi anni, noi no, quindi è per questo che dobbiamo migliorare di meno, essendo che gli abbiamo dato 20 punti a tutti l'anno scorso. Però ragazzi, dalla narrazione io vedo di quelle ombre che ragazzi neanche ai tempi di Calciopoli. Cioè questi possono fare il cazzo che vogliono. I certificati di stress falsi di Koopmeiners all'Atalanta che aveva già la telefonata. Come Moggi con Cannavaro. Siamo lì praticamente. Siamo lì. Ripeto ancora, in questi tempi nessuno ha le disponibilità economiche per fare un mercato come quello che ha fatto la Juve. Infatti poi loro ne pagano le conseguenze. Punto. Perché hanno un bilancio che fa ridere. Ma detto ciò, nessuno con queste condizioni di marketing del calcio italiano spende determinate cifre se non è sicuro di vincere lo scudetto. Io lo dico così, sapete che non è che mi faccio tante seghe mentali, io lo dico, non è un problema. Una squadra non investe con questa sicurezza, con questa decisione, se non ha delle garanzie dall'alto. Punto. Quindi io ripeto, quest'anno prepariamoci perché sarà una stagione veramente in cui ne vedremo delle belle. Però a questo punto, ripeto ancora, se non arriva una sanzione esemplare, tutti possono fare tutto. A me sta cosa qua mi sta veramente qua. Detto ciò, parliamo ancora un attimo solo l'ultima cosa volevo dire sul mercato. Allora, cioè, non so se l'ho già detto, al massimo mi ripeto, ma il tristone ad oggi, no?
di che cosa si sta lamentando. La difesa va svecchiata, ci vuole un altro al posto di Dumfries, perché semplicemente, ragazzi, diciamoci le cose come stanno. Il Tristone di oggi soffre come, diciamo, ha la sindrome del bambino che scarta i regali alla notte della vigilia e si trova poi a Natale senza regali. Ma non è che si trova a Natale senza regali perché nessuno, perché Babbo Natale non glieli ha portati, no. Si trova senza regali perché li ha già aperti alla vigilia. Ora, la stessa sindrome del tristone medio di quest'anno, del mercato di quest'anno. Perché cosa fa il tristone? Vede gli altri che comprano ad agosto e lui invece non compra nessuno. A parte che poi non è vero perché a Palacio se l'hai comprato, però comunque, mettiamola così. Ma non è che tu non hai comprato nessuno ad agosto e loro comprano tutti così dal nulla, perché tu i regali li hai già scartati a gennaio con Taremi e Zielinski. Perché se Taremi fosse arrivato, mettiamo caso, a metà luglio, Joseph Martinez a fine luglio e Zielinski nel mese di agosto insieme a Palacios, la gente starebbe parlando di un mercato da 8. Chissà come, ma io ne sono convinto. Ne sono convinto. Quindi, veramente hanno uno psicodramma temporale questi qua. È veramente preoccupante. Perché io ne sono convinto, perché a vedere l'Atalanta che prende un giocatore al giorno, Kossounou, Bellanova, Retegui, vedere la Juve che sta prendendo adesso Coop Miners, vedendo che sta poi. Adesso ieri finalmente abbiamo avuto la notizia. Sta bene Coop Miners, allora. Non è io non l'ho visto così tanto stressato Coop Miners, l'ho visto bello, bello arzillo, no? Non era mica stressato. Con i certificati falsi. No, non era stressato. Comunque, beh, a parte questo. Quindi, ripeto. Cioè, se Taremi e Zielinski fossero arrivati a luglio-agosto, il mercato secondo me automaticamente cambiava il voto. Non so, ho questa sensazione. Magari da 4 passava a 7,5-8. Così dicevano tutti, abbiamo preso due campioni, eh. Ma Taremi e Zielinski sono due giocatori che se li vai a pagare l'anno scorso, ti costano 70 milioni in due. Zielinski valeva 45-50 milioni. Taremi, l'anno scorso, lo scorso mercato, il Tottenham voleva prenderlo a 30 milioni per sostituire Kane. 30 milioni. E tu ce l'hai a zero da terza punta quest'anno, che farebbe il titolare ovunque Taremi. Quindi, secondo me il tristone ha proprio la sindrome di quello che vede che lui non apre i regali, gli altri li aprono. Ma tu li hai già scartati i regali, li hai già scartati. Quindi, vabbè. Detto questo, ragazzi, video troppo lungo. Ciao a tutti, sempre Forza Inter, ci vediamo al prossimo video. Un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo prossimamente questa sera con i sorteggi. Commenteremo, vedremo. Ciao ragazzi.